Chiaramente anche noi ci uniamo al cordoglio per le ennesime vittime di un'operazione ipocrita che sta avvenendo soprattutto in questo paese, in generale in Europa, ma soprattutto in questo paese, dove avviene in qualche modo uno sciacallaggio su queste morti. Sciacallaggio perché se si pensa veramente che il problema sia lo ius soli, la cittadinanza, la riforma dell'asilo politico che fermi queste cose qui, allora no, o non si è capito assolutamente nulla di quello che sta avvenendo nelle zone di conflitto e nelle zone dell'Africa, oppure si mente sapendo di mentire e si sfruttano sulla pelle di queste persone morte delle occasioni per poter portare avanti le proprie idee politiche. Perché alla fin fine, è vero, i dati che citava Marazziti sono veri. Il problema è che non ha citato i 2 anni precedenti, quando la Bossi-Fini, che è una legge fatta per regolare i flussi, per fare in modo che le persone che vogliono venire qui a lavorare, a studiare, a vivere, ad integrarsi, lo possano fare nel rispetto delle leggi. La legge c'era, la legge c'è. Il problema è che quando c'era un governo con Roberto Maroni a capo del Ministero dell'Interno, aveva fatto anche un qualcosa che in qualche modo citava il collega Di Battista, cioè era andato in Africa, Colleghi, vi prego, eh. era andato nelle coste dell'Africa a fare in modo che le persone venissero effettivamente aiutate a casa loro, al netto di quelle che possono essere le speculazioni delle grandi multinazionali che citava qualche collega. Non è un problema di Bossi-Fini, il problema è della percezione che diamo all'esterno. Quegli 82 morti, e non solo quegli 82 morti, sono sulla coscienza di chi utilizza delle pratiche ipocrite dando dei segnali assolutamente sbagliati. Il ministro Kyenge, il presidente Boldrini e tutte le persone che strumentalmente, tutte le volte, per un loro scopo politico di disintegrare quelle che sono le basi della nostra società, non fanno altro che dire venite, tanto c'è posto per tutti. Non c'è posto per tutti e soprattutto devono essere messe delle regole. Non si può continuare a dare dei segnali, ripeto, ipocriti e pericolosissimi di accoglienza senza regole, perché altrimenti questi sono i risultati e i morti sono sulle vostre di coscienze.